Ricorso accolto dal giudice di pace e niente multa per tre pesaresi che non avevano adempiuto all'obbligo vaccinale per il Covid. I vari decreti dell'epoca prevedevano vaccinazioni obbligatorie per insegnanti, figure sanitarie e over 50. I tre pesaresi in questione appartengono proprio a queste categorie. Non si erano voluti vaccinare, non accettavano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro e si sono rivolti all'avvocatessa Pia Perricci per avanzare il ricorso. Docenti, sanitari, over 50, che sono state vittime della famosa cartella dell'Agenzia delle Entrate con la sanzione dei 100 euro. Noi abbiamo ritenuto che questa sanzione fosse assolutamente illegittima, considerato che peraltro a livello governativo c'è una confusione mostruosa, perché c'è la legge 199 del 2022 che aveva sospeso le cartelle sino a un determinato periodo di tempo per poi prorogare ulteriormente la sospensione. Nonostante questo, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di fare cassa, come spesso e volentieri si fa, e quindi ha inoltrato queste cartelle di pagamento. Tantissimi cittadini ignari e per paura hanno preferito pagare i 100 euro nonostante fossero sospesi. Qualcuno che invece crede ancora nella giustizia, crede vivamente nella giustizia, ha deciso di fare ricorso. Sono stati presentati una serie di ricorsi in tutte le Marche e anche in Emilia-Romagna e qualche giorno fa sono stati discussi tre ricorsi dinanzi al giudice di pace di Pesaro, dove fondamentalmente io avevo sollevato tutta una serie di eccezioni di incostituzionalità, di legittimità e anche proprio di confusione della normativa, e il giudice di pace di Pesaro ha inteso annullare queste multe ritenendole assolutamente illegittime, perché è illegittima l'attività di emissione delle cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di una vicenda ormai frequente nell'ultimo anno. L'Agenzia delle Entrate, dichiara l'avvocatessa Pia Perricci, continua ad inoltrare questo tipo di sanzione. L'Agenzia delle Entrate purtroppo sta continuando ancora a inoltrare queste multe e la problematica è proprio la mancata informazione di tutti i vari contribuenti, perché tantissimi, ribadisco, proprio giocando sul fatto dei 100 euro, l'Agenzia delle Entrate li sta inoltrando, quindi tanti cittadini o la pagano perché hanno paura oppure pensano di spendere ancora di più rivolgendosi ad un avvocato, anche perché è vero che si potrebbero difendere da soli dinanzi al giudice di pace visto l'importo, però di fatto è una normativa abbastanza complicata e quindi c'è la necessità dell'assistenza legale.